Piccola premessa prima di iniziare il video. Mi rendo conto che la qualità video non sarà delle migliori. Ho voluto provare a utilizzare la webcam in alta definizione che utilizzo per gli stream invece che la videocamera e diciamo che il risultato non mi ha convinto troppo. Alla fine però il video mi è piaciuto come è uscito e anche a volerlo rifare non avrebbe la stessa spontaneità. Per questo motivo ho deciso di tenerlo buono. Mi scuso giusto per questo piccolo problemino. Buona visione. Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming. Benvenuti finalmente nel tanto atteso speciale 10.000 iscritti. Tecnicamente siamo già arrivati oltre gli 11.000, andiamo già per i 12.000, ma vabbè, dettagli tecnici. Purtroppo il mio tempo è quello che è, e in queste ultime 2 settimane sono stato parecchio impegnato. Soprattutto non mi aspettavo di fare tipo 3.000 iscritti in 2 settimane appena, giù di lì. Quindi è stato molto a sorpresa, diciamo, questo traguardo raggiunto. In ogni caso, eccoci qui, finalmente con lo speciale di cui tanto parlo da ormai una settimana e mezza. Cose di questo genere. L'argomento, appunto, come già vi dissi, sarà un Q&A. Vi ho caricato un video in cui vi dicevo di lasciare le vostre domande, ne ho scelte una trentina. Non so quante sono esattamente, risponderò fin tanto che ne ho salvate. E appunto vorrò dare una risposta a quelle domande. Non vi offendete, non vi arrabbiate se non ho risposto proprio alla vostra domanda, ma semplicemente non potevo rispondere a tutte. Prima cosa, seconda cosa, molte domande non c'entravano nemmeno nulla, perché ok, ho detto chiedetemi quello che volete, ma pensavo conosceste tutti il format, che il Q&A dovrebbe servire per darvi risposte, per conoscere un po' me. Come la penso io su determinate cose o cose di questo genere, non un come ottenere un'arma, come ottenerne un'altra, perché sono argomenti abbastanza fuori luogo e soprattutto noiosi per chi guarda questo video, considerandolo uno speciale, non un classico video su Destiny o qualunque gioco sia. In ogni caso, eccoci qui. Prima di iniziare, però, ci tenevo a dare importanza a un punto molto rilevante che purtroppo non ha ottenuto la stessa importanza sempre da parte mia nello speciale 5.000 iscritti, ossia i ringraziamenti. Ragazzi, è un traguardo importantissimo, 10.000 iscritti. Se potessi io vi ringrazierei tutti quanti, 10.000 uno a testa, grazie. Grazie, dovrebbe essere stringere la mano, vabbè, sembra un coglione, in ogni caso. Vi ringrazierei dal primo all'ultimo, dal primo che si è iscritto il giorno che ho aperto questo canale nel maggio del 2000 e... L'anno scorso era il 14, quello prima era il 15. Che cazzo ho appena detto? Nel 2013, volevo dire, il giorno prima che uscisse Watch Dogs, quindi era il 26 maggio, mi pare, fino all'ultimo che si è iscritto a ieri, che era, non so neanche che giorno è, 6 ottobre 2015. Grazie ragazzi. E ci terrei innanzitutto a ringraziare in maniera molto particolare tutti i miei colleghi qui su YouTube, tutti coloro che ho avuto modo di conoscere grazie proprio al mio canale su Destiny, Alien, Panic, Xunera, Speed, Once, tutti i ragazzi, o nel caso di Xunera ragazze, che ho avuto modo di conoscere proprio grazie al mio canale, con cui ho avuto delle collaborazioni, e sono tutte persone fantastiche. Lo so che sembra banale da dire, ma nel corso di questi mesi ho avuto modo di conoscerli proprio come persona, chiacchierarci, scambiarci idee, cose di questo genere, e devo essere sincero, ho conosciuto persone fantastiche proprio grazie al mio canale. E oltre a loro un ringraziamento altrettanto importante va a The Tower, tutto il suo staff, tutto, tutto. Vi ringraziare dal primo all'ultimo, siete in 25, 45 se vogliamo prendere anche lo staff del 17K, siete fantastici. Sono nello staff da 4 mesi ormai, giugno, siamo a ottobre, sì, 4 mesi, e ho avuto modo bene o male di chiacchierare un po' con tutti, o conoscervi quasi tutti, devo dire. Siete fantastici ragazzi, ma un ringraziamento davvero molto speciale va a Marco, il creatore di questa community Destiny, ma anche di Halo, che è una persona fantastica. Io lo conoscevo già da diversi anni, a dire il vero, l'avevo conosciuto proprio con la community di Halo, ma l'ho conosciuto per davvero, per così dire, grazie a questa community di Destiny, ed è una persona meravigliosa, ha fatto un lavoro importantissimo, ha fatto un lavoro grandioso e tuttora continua a sbattersi tantissimo per mandare avanti questa community, community che senza di lui, ricordo, non ci sarebbe. Quindi grazie per avermi accolto in essa. Tutto qui. E subito dopo, ragazzi, ovviamente non per minore importanza, venite tutti voi 10.000, no, 11.200 ormai, vabbè, lasciamo stare i numeri. Grazie, grazie di cuore per avermi fatto raggiungere questo traguardo, perché diciamocelo, io ci passo davvero tante ore a lavorare sui miei contenuti, a prepararli, a registrare cose di questo genere, a pensarli, ma l'unico motivo per cui io sono qui è grazie a voi, voi che mi avete dato fiducia, fiducia nel guardare un mio video e dire: ciao, mi iscrivo in questo canale, questo fesso mi sembra simpatico, ciao, mi potrà tornare utile, cose del genere, dal primo iscritto che ha voluto darmi fiducia all'ultimo che si è iscritto recentemente. Grazie, grazie di cuore. E proprio da uno di questi ragazzi, cugino Pio per la precisione,
visione, giusto per citare il creatore, mi è arrivata questa fan art fantastica. Io apprezzo tantissimo questi gesti perché mi fa proprio vedere il vostro supporto, il supporto che c'è da parte vostra. Adesso voi la dovreste vedere qua a schermo da qualche parte, non so ancora dove la metterò. Comunque grazie. E per il futuro vi dico, se voleste mandarmi delle fan art o comunque materiali di questo genere, che sia in game, che sia fatto da voi, comunque qualcosa che possa essere definito tale, mandatemelo sulla pagina Facebook e nel prossimo speciale, quello per i 15.000 iscritti, lo inserirò. Adesso, mettendo da parte i convenevoli, ho fatto tutto quello che devo fare, tutto ciò che aveva una priorità, ossia ringraziarvi, passiamo alle domande. E questa volta, per non farmi cadere il telefono, perché ve lo siete segnati tutti che mi è quasi volato il telefono e ho fatto un volo assurdo, me ne sono salvate direttamente con gli screen sul computer, computer che state vedendo. Ah, altra cosa, forse vedete la postazione diversa, sto usando la webcam che uso negli stream su Twitch, perché ha una qualità maggiore, una qualità migliore, scusatemi, della mia videocamera, quindi per fare questo genere di cose va meglio. In ogni caso, prima domanda, arriva da Angelo Diavolo. Qual è il tuo gioco, film, libro, supereroe preferito? Cosa ti aspetti da Destiny, i prossimi DLC? A quale meta ambisci, su YouTube o magari anche nella vita? E soprattutto, come si fa ad Oryx? Allora, quest'ultima domanda c'è sul canale tutta la soluzione completa, quindi è superfluo risponderti, anche se la domanda l'hai lasciata un paio di giorni fa, quindi era abbastanza legit. Qual è il tuo gioco, film, libro, supereroe preferito? Allora, gioco... senza dubbio Halo 2. Ce ne sono di giochi che ho apprezzato davvero tanto, il primo Bioshock, Bioshock Infinite, Fallout 3, il primo Border, non ce ne sono insomma di giochi, ma Halo 2 nel mio cuore rimarrà per sempre al primo posto. Quindi mi dispiace ma dico questo titolo. Film. Film, sapete che è abbastanza complicato dire un film preferito perché ci sono davvero così tanti generi che ci sarà magari il mio film preferito comico, quello d'azione, quindi onestamente non saprei come rispondervi. Tendenzialmente ti direi, film che apprezzo davvero tanto, quelli della Marvel. Un film che ho apprezzato tantissimo perché era insolito nel suo genere, senza ombra di dubbio, Cloud Atlas, un capolavoro a parer mio. E andando sul classico, che vabbè non si può non apprezzare come film, direi Inception, perché quel film è un genio, Nolan, per il lavoro che ha fatto. Quindi direi che è proprio il minimo da parte mia dire che è uno dei film che più ho apprezzato. Libri. Libri purtroppo io non leggo molto perché il leggere di per sé è una cosa lenta e io odio le cose lente. Di fatto se c'è libro o film, sbagliando, precisiamo, preferisco guardarmi il film, mi è più comodo, quindi non saprei dirti nessun libro. Mi dispiace per passare per una capra. Supereroe preferito? Che dire? Predator? Non c'è neanche bisogno che ve lo dica. A tal proposito, me ne sono accorto adesso. No, Alien, se stai guardando questo video, non l'ho fatto apposta perché anche tu nel tuo speciale avevi questa maglietta. E che metà delle mie magliette sono di Iron Man. Ottima scelta, comunque. Cosa ti aspetti da Destiny dei prossimi DLC? Onestamente, mi aspetto che continuino a fare quello che stanno facendo, ossia... dare peso alle parole della community, perché fino a prova contraria stanno accontentando la community e non con le lamentele. Si voleva un miglioramento da un certo punto di vista, lo si è ottenuto, lo si è ottenuto con i dovuti tempi, ma lo si è ottenuto, quindi spero che continuino per questa strada. Quale meta ambisci su YouTube e magari nella vita? Allora, nella vita non lo so, non campare sotto un ponte e dire che è la soluzione. Quella sarà la mia meta, poi dove mi porterà? Per andare un po' nel poetico, non lo so e non mi interessa per il momento, cioè nel senso ci penso, ok, ma per quanto mi riguarda potrei morire domani, quindi non ci penso più di troppo, penso a vivermi il momento, mettiamola così. Mentre su YouTube, finché ho voglia di fare video, banalmente ti direi così, non ho una meta precisa, non è la mia priorità, cioè o meglio, sì, è una delle mie priorità, ma studio perché un giorno lavorerò e non do peso a YouTube perché quello sarà il mio lavoro. Tanto per intenderci, spero che abbia un senso ciò che ho appena detto. Prossima domanda. Angelo Gaggero chiede, ci fai un tour della tua camera? Grande Elite, mi saluti. Ciao Andrea, ho detto Angelo prima, forse ho sbagliato nome, pardon. Tour della cameretta che doveva arrivare per i 7500 iscritti, direi che arriverà per i 10.000, 15.000, scusatemi, 10.000 superati. Per i 15.000 facciamo che lo faccio, punto, non avrò altre idee, no, farò questo qua, il tour della mia camera. Anche perché uno dei motivi per cui ho continuato a rimandare è che la mia camera è stata molto in evoluzione negli ultimi mesi, ho aggiunto, ho tolto qualcosa, quindi facciamo che lo faccio direttamente a 15.000 e siamo a posto. Prossima domanda, Giulio Gaggero. What? Siete parenti? Vabbè, Giulio Gaggero mi dice, complimenti per i 10.000, grazie mille. Ora la mia domanda è, secondo te, quando metteranno la modalità hard nel raid, la caduta di un raid, ci sarà un'arma esotica di fine raid, tipo come il mitocassa per la volta oppure il necrochiasmo per Crota? Bella domanda, l'ho introdotta solo perché con il tocco del male molti magari hanno ipotizzato che quella potesse essere l'arma esotica del raid e vi rispondo dicendo penso ce ne sarà un'altra, quella anche perché quella comunque è legata a una quest di Eris che vi dice sì di andare nel raid ma di base è la quest di Eris, quindi penso sì ce ne sarà un'altra e sono curioso di sapere come sarà, cosa sarà, mistero. Prossima domanda da
Apple Sicily, Sicily, scusami. Cosa fai nel tempo libero? A parte Destiny, si intende. Sei un grande, complimenti per il raggiungimento di 10.000 iscritti. Grazie per i complimenti. Cosa faccio? Quello che fa chiunque con del tempo libero. Esce con gli amici, va in università. Alla fine questo si fa nel tempo libero. O si fanno i cazzi propri, hobby, o si esce con gli amici o si studia. Cioè, le opzioni sono molto limitate. Comunque riesco a fare un po' di tutto in settimana. E a tal proposito rispondo anche a una domanda che non mi pare di aver inserito. Come fai a organizzarti con tutto? Bella domanda, gran bella domanda. Tolgo le ore al sonno, il segreto è lì. Dormo meno e faccio tutto, no? Scherzi a parte, adesso che ho iniziato l'università vedo che al mattino, a barra al pomeriggio, sono sempre occupato lì. Quando torno vedo se non esco, anche perché avendo amici che vanno anche loro all'università, la voglia di uscire la sera per via della stanchezza è quasi minima, quindi si esce nel weekend e in settimana si punta o a studiare o a, nel mio caso, a registrare cose del genere, se no soccombo nel letto per la stanchezza, quindi presumo che così organizzo il mio tempo. Altra domanda da Neferpito Rules. La mia domanda è: quanto tempo impiegheresti per fare la guida su tutti i frammenti calcificati e poi la farai? Inoltre, qual è lo step del raid che più ti intriga? Allora, questa qua è una domanda veramente molto vecchia perché penso che me l'abbiano fatta praticamente quando era uscito il raid. Frammenti calcificati. La sto preparando, ho salvato già le clip dei 47 frammenti che si conoscono, ne mancano soltanto 3, appena li avrò caricherò un video con tutti e 50, un video di praticamente un'ora, ma vabbè, per voi questo è altro. Mentre, per rispondere all'altra domanda, la parte del raid che mi intriga di più, sapete che onestamente non saprei dirvelo? Vi direi il sacerdote, mi sta molto simpatico come step. Quindi, boh, vada per il sacerdote. Marco Laker chiede: cosa ne pensano i tuoi genitori, fratello o sorella, del tuo traguardo? Mi saluti? Allora, ciao Marco. Non ho fratelli o sorelle, sono figlio unico, quindi loro probabilmente non pensano un cazzo. I miei genitori, allora, mio padre sa del fatto che carico video da ormai 4 anni, 5, quanti cavolo sono, non me lo ricordo. E il primo viewer me l'avevano regalato addirittura loro, quindi ne sono consapevoli. Cosa ne pensano? Mio padre è contento anche perché comunque vede quanto tempo ci metto, quanto tempo ci impiego. Ha fatto parte anche lui di alcuni video, uno in particolare con Alien. E niente, lui è favorevole ed è felice per me di questo risultato. Mia madre ci capisce un po' poco niente di ste cose, quindi diciamo che sì, sono felice io e felice lei, ma fondamentalmente non penso sappia esattamente cosa succeda. Quindi ecco la risposta alla tua domanda. Edoardo Nucca chiede: qual è stata la tua prima console? Salutami, ti stimo. Allora, ciao Edoardo. Prima console con cui ho giocato era... O il primo Game Boy? Ho una console della Nintendo, forse il Nintendo 64, non me lo ricordo neanche di mio cugino, quindi andavo a trovarlo e ci giocavo. Prima console posseduta, invece PlayStation 1. Bene o male era uscita nel 98, è del 98. Io sono nel 96, è uscita 2 anni dopo. Mio padre, come ho detto, giocava ai tempi, no, gioca anche adesso, quindi è un giocatore da un'epoca, mettiamola così. Tempo di iniziare a parlare e riuscire a impugnare il padre, 4-5 anni, comunque la PlayStation 1 è stata la mia prima console. Frate Luca mi chiede: come ti è venuta l'idea di fare lo youtuber? Dove ti è venuto di chiamarti Elite Gaming? Allora, il nome Elite Gaming è perché il mio nick è sempre stato Elite Spartano, mi stava sui coglioni perché l'avevo fatto quando ero praticamente un ragazzo bambino e volevo cambiarlo, quindi ho preso la parte che mi piaceva, cioè Elite, senza la E, mi raccomando, senza la E, perché la gente continua a scrivermi Elite, Elite, non c'è la E, per motivi di spazio non potevo scriverci Elite in quel modo, quindi solo Elite. Gaming perché non lo so, fa figo, sapete, no? Elite Gaming, oh, il gaming che ci deve stare in un canale di gaming, non c'è un motivo, onestamente. Mentre, come mi è venuta l'idea, quando ho preso il mio primo computer, quando ho iniziato a stare un po' al computer, seguivo il mio primo YouTuber che ho seguito è stato LegolasTF90, penso che molti di voi lo conosceranno, e tuttora lo seguo, e penso uno di quelli che più mi stia simpatico. Mi piaceva così tanto quello che facevo, ho detto, ciao, voglio farlo anch'io! E così ho iniziato. Questa è la triste storia di come ho voluto iniziare ad aprire il mio primo canale nel 2011, era l'anno in cui usciva MV3, non mi ricordo manco che cazzo d'anno fosse, e in ogni caso questo è il motivo. Proseguendo, Elite, quale fonderia ti piace di più? Omolon, non c'è neanche da pensarci, Omolon sopra tutte, sia per qualità che per estetica. Le altre mi sembrano troppo banali o poco particolari. Paolo Forcellini mi chiede: fuck, sei mai andato all'estero? Se sì, dove? Dove vorresti vivere? Allora, vivere ti direi Seattle, non solo perché ci sono gli studi della Bungie, ma perché ci sono tante sedi importanti nell'ambito dell'informatica, aziende videoludiche non, e perché voglio vederla come città, onestamente mi piacerebbe vederla. Mentre, sei mai andato all'estero? Sì, diverse volte. Dove? Allora, nel 2012 sono andato per la mia prima volta in Inghilterra e sono stato a Brighton una settimana, anzi 6 giorni, e un giorno a Londra. 2 anni fa sono andato a Vienna, ma ho visto anche altre città, tra cui mi pare Innsbruck, Salisburgo, mi pare. Mentre quest'anno sono andato a Berlino,
E ci torno tra 2 settimane. La settimana dopo la Games Week io torno a Berlino con i miei amici un'altra settimana. All'estero mi pare di non esserci mai andato se non in queste mete qui. Giovanni Zanfisi chiede: il tuo gioco preferito che hai più spolpato? Bella Elite. Allora, preferito te l'ho detto allo due, ma non è quello che ho spolpato di più, o meglio, ok, sì, l'ho spolpato in tutti gli aspetti, ho giocato la campagna in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue difficoltà, tutti i segreti, cazzi e mazzi, ma di base quello non è proprio spolpabile perché è un gioco abbastanza lineare. Quello che ho più spolpato probabilmente è Fallout 3, che ho preso ogni pelo del culo che era presente nella mappa e non sto scherzando. È quello che mi ha dato anche più soddisfazione nel completare al 1000%. Tanto per rendervi l'idea del mio completamento, dopo tipo, cos'era, 330 ore di gioco, neanche me lo ricordo più, forse ho ancora i salvataggi sulla 360. In ogni caso, quello è stato senza dubbio il gioco che ho più spolpato. Adriano Musarra mi chiede: hai mai avuto un'erezione dopo aver droppato qualcosa che cercavi? Fatti curare. Mattia Sant'Angelo, mio omonimo, mi chiede: so che non può piacere a tutti, però se la Bungie decidesse di fare un film, che cosa ti piacerebbe vedere? Allora, ciao Mattia, cosa mi piacerebbe vedere in un film fatto da Bungie? Qualcosa spettacolare in stile Destiny, fondamentalmente. Genere dovrebbe essere classificabile come sci-fi, penso. Sì, dovrebbe essere fantascientifico, mettiamola così. Andiamo sul sicuro. E sempre con questo stile, ovviamente non lo stile di gioco, ma lo stile tipo le varie abilità. Avete presente i live action? Ecco, a parer mio sono fatti abbastanza bene, e per quanto siano soltanto live action, con un pochino di impegno in più e con dei fondi che di sicuro non gli mancano perché sarebbero dati dall'Activision, secondo me potrebbe venire anche un film piuttosto interessante. Samuele Trivex mi chiede: hai mai litigato con Panico Alien? Allora, no, non ho mai litigato e andiamo molto d'accordo, e ne approfitto per dire: perché alcuni di voi pensano siamo in competizione, tipo, ah, lui ha già fatto questo, ah, siamo amici, andiamo d'accordo. E non vorrei dirvelo, ma anche noi scherziamo sul "Ah, stronzo, ho pubblicato questo video prima di te" o cose del genere, ma perché ci scherziamo sopra? Non è che ci togliamo soldi in tasca l'uno dall'altro fisicamente, alla fine siamo 3 ragazzi che abbiamo aperto il canale così per svago, con la voglia di aiutare altri giocatori o comunque per passione propria, e lo mandiamo avanti, andiamo d'accordo alla fin fine. Quindi no, non ho mai litigato e spero che non succeda mai, perché non penso neanche ce ne siano i motivi. Leonardo Vicardi chiede: quali sono i lati positivi e quelli negativi di fare lo youtuber? Allora, negativi è che mi arrivano tantissime richieste d'amicizia, tantissimi inviti, e so che sembra brutto, ma non posso dire di sì a tutti, quindi per una questione di correttezza è più logico dire di no a tutti. E un po' mi dispiace, ma gli inviti sono davvero tanti, ragazzi. Io non tengo neanche il mio profilo privato segreto, cioè non me ne frega un cazzo. Mi arrivano tipo, cos'è, 100 richieste alla settimana? Giù di lì, sono davvero tante. E mi sorprendo anche che siete in così tanti che vogliate aggiungermi. E scusatemi se non vi aggiungo, ma ci tengo a tenere un pochino di privacy, e questo forse è un po' l'aspetto negativo. Quello positivo, invece, sono certi commenti che mi arrivano, tipo gente che ti ringrazia, complimenti, gente che ti scrive soltanto per dirti: ehi, complimenti per il tuo lavoro, sono veramente soddisfazioni, ragazzi, e quello secondo me è il lato positivo. Chi cazzo hanno ucciso al piano di sopra? Vabbè, non importa, non sarò io andare a investigare. Quindi, questi sono gli aspetti positivi e negativi. Matteo Sartori chiede: questo commento apparirà a 3:33 del video? No. Only Krishna, si legge così, vabbè, chiede: verrai al Games Week? Sì, dove sarai? Ti piacerebbe avere uno stand di Destiny? Ti piacerebbe uno stand di Destiny? Toglietela avere? Farai un video in cui provi a fare Crota al 33 con armi bianche e verdi? Salutami. Allora, ciao Olly, potevi scrivermi almeno il tuo nome. Allora, partiamo dal fondo. Non farò video con prove di questo genere perché onestamente mi stanno sulle palle. Non per chi le fa, non da vedere, ma non voglio farle, mi annoiano onestamente. Le trovo soltanto una perdita di tempo perché sono fattibili alla fin fine a lungo, lungo andare, ma mi annoiano parecchio da fare e mi rifiuto di farle. Ti piacerebbe uno stand di Destiny? Assolutamente sì, perché ci sarebbe, cioè di solito intorno agli stand c'è roba figa, sapete, no? Gadget, cose del genere, io adoro queste cose, quindi certo che lo adorerei. Verrai al Games Week? Se sì, dove sarai allora? In teoria sarò in giro. Forse mi trovate dove ci sono anche gli altri ragazzi dei Tower, forse con Panico, Alien se salgono. E sì, ci sarò tutti e 3 i giorni, dal mattino alla sera, comunque al pomeriggio tardi, quindi siete liberi di venirmi a cercare, salutarmi, quel cavolo che volete, io sono disponibile. E non mi nasconderò, non verrò con un costume, una maschera o cose del genere, quindi ci vediamo alla Games Week, ragazzi. ADSLMN96, bel nome, te lo concedo. Quanto tempo impieghi nella tua giornata tipo a fare video su YouTube? Intendo registrare ed editarli? Come ti organizzi il tuo tempo? Allora, ecco la domanda che dicevo inizio video. La seconda parte l'ho già risposta. Quanto tempo? Indicativamente a video possono essere 2 orette,
Può essere mezz'oretta per un video molto fast, tipo Xur ci mette un cazzo ormai a montarli di sua memoria, come farlo? Potrei fare ad occhi chiusi. Possono essere anche 5, 6, 7 ore per video un pochino più complessi, che richiedono più tempo nel raccogliere le clip, vedere che le clip vadano bene, raccogliere le clip nel caso qualcosa non vada, cosa che succede più spesso di quello che pensiate. Creare il video, il testo del video, vedere che vada bene, le cose da dire, le cose che mancano, cose importanti, cose non, e tutte queste cose. Poi arriva la parte del montare, la miniatura, renderizzare, il caricare, quindi un bel po' di ore, ve lo assicuro. Fratop chiede: cosa ne pensi di questo traguardo? Ti saresti mai aspettato di raggiungerlo e che Destiny avrebbe avuto così tanto successo? Comunque complimenti, continua così, bello. Allora, ciao Fra, presumo Francesco. Allora, mi aspettavo del successo di Destiny sia per via del marketing sia per il lavoro fatto da Bungie, perché comunque ha una fanbase molto solida, e posso anche capire il perché, perché togliendo Activision, che, passatemi il termine, un po' il diavoletto in certe situazioni, il lavoro di Bungie è indiscutibile, ci mette una cura nel proprio lavoro che è assurdo, e lasciamo stare dal punto di vista lag, cose di questo genere che sono problemi locali che potrei spiegarveli dal primo all'ultimo, ma vi assicuro che il lavoro da parte della Bungie è grandissimo, è fatto davvero bene, proprio la gestione del gioco. Prendete il gioco, guardate anche la cosa più stupida, affacciatevi sulla torre e guardate, non c'è soltanto una cazzo di immagine 2 pixel per 3 fatta col culo, no, vedete proprio il mondo in lontananza, ma va anche lontano, lontano, e questa è proprio cura, perché voi non avete idea del lavoro, dal punto di vista sia artistico in questo caso, ma anche in altri ambienti, non avete idea del lavoro che ci sia dietro a tutte queste piccolezze, che ok, tu dici, facile fare un'immagine là, no, il cazzo, ce ne vuole di lavoro per fare quell'immagine, per quella semplice vista alla torre che potevano fare anche con il culo, che a quanto pare hanno anche cambiato con l'aggiornamento 2.0, cosa che non era nemmeno richiesta, quindi io apprezzo per questo la Bungie, e per questo motivo dico che secondo me lo aspettavo che sarebbe stata seguita così tanto. Mentre per rispondere all'altra domanda, ti aspettavi questo risultato, questo traguardo? Diciamo che in parte sì, nel senso, dopo un po' che vedi che il canale carbura e vedi che gli iscritti arrivano giorno dopo giorno e tu continui a essere costante nei contenuti, uno si aspetta di raggiungere anche determinati risultati. È vero che non mi aspettavo di raggiungerlo in così poco tempo, anche grazie ai tipo 200 video che ho fatto in una settimana. Però sì, in un certo senso, ad un certo punto iniziavo ad aspettarmi il raggiungimento di determinati traguardi, e non per arroganza, ma per chiunque così, perché tipo col mio vecchio canale prendevo, cos'era, se andava bene 100 iscritti al mese, cosa che adesso prendo in un giorno, e dico, cazzo, mi aspetto tipo tra un anno di essere 500 su 1000, su se proprio va bene, ma comunque l'andamento non era costante e capivo che non avrei raggiunto determinati risultati, mentre qui è diverso, sta andando bene il canale, io ci metto ancora più impegno di prima, ci metto tantissimo, le ore che ci passo voi non avete neanche idea, e sì, ad un certo punto ho iniziato ad aspettarmi anche determinati risultati, ma ripeto, non per arroganza, semplicemente perché tu vedi l'andamento, ti aspetti cosa succederà. Filippo Gandellini mi chiede: come sapere che tuo padre gioca a Destiny? Bene assieme o ci sono discussioni tra di voi? Allora, io sono abituato a giocare con mio padre da quando avevo 5 anni, i primi FIFA, cose del genere, quindi diciamo che un po' andiamo d'accordo, ridiamo, scherziamo, se giochiamo io gli devo dare del coglione, lui deve dare del coglione a me, succede, basta, è proprio, com'è che si chiama? La cosa agonistica che c'è tipo negli sport, non so quello che volessi dire, però sì, ci si incazza, ci si ride sopra e si scherza, cioè nulla di serio, alla fin fine, classico gaming, come se stessimo facendo una partita a carte, io lo insulto perché a uno mi gioca al più 4, lo insulto o lui insulta me, cose di questo genere, nulla di più. Xander il Folle mi chiede: vedo che segui fumetti, quali? E ora credo che tu mi possa rispondere, fino ad ora qual è la tua arma preferita? Penso che tu intenda con The Taken King. Continua così, in bocca al lupo per l'università. Allora, innanzitutto in bocca al lupo per l'università anche a te, perché se non ricordo male siamo anche nella stessa facoltà, o meglio, siamo nello stesso istituto a corsi diversi, quindi diversa facoltà. Vabbè, segui fumetti quali? Bene, vedete quelli qui più o meno? Sono tutti fumetti, sono 400? Ho perso il conto, sapete? No, forse erano 200, non lo so. Comunque, seguo principalmente Marvel perché preferisco la Marvel al DC. Lo ammetto, preferisco. Preferisco perché mi sembrano fatti, mi piacciono più le storie degli eroi, mi sembrano troppi banali. Mi sembra troppo banale il background dei personaggi da DC, e quindi non ho mai iniziato a seguirli e non ho interesse in questo momento. Seguo principalmente Iron Man, le storie principali degli Avengers, poco in cazzo degli X-Men, Shield finalmente, che dalla serie TV è iniziata anche la serie, e i Guardiani della Galassia, perché sono semplicemente fantastici, quindi non potrei non seguirli, più tutte le miniserie che li raggruppano un po' tutti.
Quindi sì, li segui. La mia arma preferita per il momento è il tocco del male, mi piace sia come si ottiene che esteticamente. Non è proprio il massimo come arma e ne parlerò perché arriverà una review, però mi piace davvero molto come arma, non posso negarlo. Quindi sì, per il momento in The Taken King quella è la mia arma preferita. Laker Fan Channel mi chiede: se ti dessero il libro della tua vita, leggeresti la fine? Mettiamo che lo inizierai a leggere, arriverai al punto in cui sono e vedo quante pagine mancano. Perché se tipo morirai tra 60 anni... dico, ma sì, magari un pensierino me lo dimentico, mi arriverà anche l'Alzheimer, vuoi che non mi dimentico proprio questa cosa? Se invece vedo che mancano due pagine, dico, ma sì, sti cazzi, intanto se deve succedere, succedere, quindi... diciamo che non leggerei, non partirei leggendo alla fine, ma potrei arrivarci, dipende un po' quanto manca. Hai mai pensato di fare un raduno? Ci ho pensato. Il problema è che senza i mezzi, eventualmente le infrastrutture, non saprei neanche cosa farlo, perché dire ci troviamo qui, ciao, e adesso... mi sembra una cosa un po' troppo campata in aria e a me non piacciono le cose campate in aria di questo tipo, quindi ci ho pensato, ma per il momento ancora niente, ragazzi. Al massimo vi dico ci vediamo alla Games Week, passate a salutarmi se mi vedete in giro. Patrizia mi chiede, qual è stata la ricompensa migliore che hai ricevuto in The Taken King? Sai che onestamente non saprei risponderti? Ti direi il fuso martellante perché è stato un po' intrigante scoprirlo e raccoglierlo, ma onestamente ricompensa migliore non saprei dirti. Se avessi il casco del Raid ti direi il casco del Raid. Non ho il casco del Raid, quindi non ti dico il casco del Raid. E diciamo fuso martellante, è stato interessante raccoglierlo. Nulla di più. Per il momento non siamo ancora nella fase del sì, ho droppato questo. No, perché ogni drop è ancora buono, quindi non mi sto capisco ancora per qualche drop. E con questo, ragazzi, le domande finiscono qui. Non so esattamente quanto sarà durato questo video, perché in questo momento io vedo 38 minuti di video. Devo fare tutti i tagli del mestiere, non so ancora tutte le parti che non mi piacciono, che voglio togliere, ma non so ancora quanto durerà il video. In ogni caso, io vi ringrazio nuovamente per la vostra attenzione. Grazie, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo speciale. Continuate a seguire il canale perché vi assicuro che i video arriveranno. Vi ricordo la pagina Facebook e gli stream su Twitch riprenderanno settimana prossima con lo Stendardo di Ferro. Non so ancora quando, cioè lo Stendardo esce martedì ma non so quando riprendo io perché devo vedere i tempi con gli orari dell'università, e venerdì sera sicuro con le prove di Osirde, quindi vi voglio carichi, ragazzi. Grazie ancora per questo traguardo, io sono Elite, sono Manuel, anzi vi saluto, alla prossima, ciao a tutti.